Ehi, devo venire a filmare gli stivali. Dove volete andare? Zoe, Margot, prego, signora, si accomodi. Belle donne, buongiorno! Eccoci di nuovo insieme in un nuovo video. E oggi parliamo di accessori per questa stagione moda primavera 2021, perché si tratta di prodotti artigianali realizzati interamente in Italia, quindi il massimo di quello che possiamo desiderare. Prima di cominciare però, come sempre, grazie a tutte voi che seguite il canale e grazie anche alle nuove iscritte e alle nuove arrivate, grazie anche a chi è qui oggi per caso per la prima volta. Se sei qui per la prima volta, fai un giro, dai un'occhiata ai miei video e non dimenticare di mettere like a quelli che ti piaceranno di più. Se ti fa piacere, e a me fa molto piacere, iscriviti al canale, è sufficiente cliccare sul tasto rosso iscriviti che trovi qui sotto. E se vuoi darmi un ulteriore supporto, puoi decidere di far conoscere questo canale alle tue amiche. Sappiamo tutte quanto siano importanti gli accessori. A volte una bella borsa, una scarpa elegante, un foulard particolare riescono a rendere interessante, a far sembrare nuovo anche un capo che magari giace nell'armadio inutilizzato da anni. Quindi secondo me è molto importante scegliere gli accessori giusti e soprattutto sceglierli di qualità, che si abbinino un po' a tutto e che abbiano una buona durata, qualitativamente parlando, nel tempo. Io comincerei subito con uno degli accessori più amati di sempre, e cioè la borsa. Vi ho già parlato in precedenza di un marchio con cui mi trovo benissimo, da cui acquisto abbastanza regolarmente, che si chiama Moda Essenziale. Moda Essenziale è un marchio italiano creato da Sara Mallia, che è una blogger che ha da tanti anni un blog di scarpe. Io vi lascio qui sotto i link ai suoi canali. Io ho già acquistato da questo marchio e sono rimasta totalmente, pienamente soddisfatta. Quando ho visto le ultime creazioni per questa primavera 2021, subito l'occhio mi è caduto su questa borsa e non ci ho pensato neanche 10 minuti, perché dopo 10 minuti io avevo già fatto l'ordine, perché è stato un amore a prima vista. Nel caso non lo sappiate, il brand Moda Essenziale utilizza solo artigiani italiani che producono in Italia e utilizzano materiali italiani, quindi è totalmente, interamente made in Italy e curato nei minimi dettagli, come solo un prodotto artigianale può essere. Allora, io per questa primavera ho scelto lei, che è ancora nel sacco, perché vi volevo creare un po' di suspense, come si suol dire, ma ve la mostro subito, anche perché l'avete già vista su Instagram. Si tratta di una borsa realizzata interamente in pelle, in questo meraviglioso color azzurro, che è un azzurro molto particolare, con una base leggermente fredda. Probabilmente c'è una punta piccolissima di grigio nella base del pigmento che è stato utilizzato per tingere la pelle, ed è esattamente il tipo di azzurro che io amo e che quest'anno va molto di moda, ma sicuramente non temo che, essendo un colore così particolare, non vada più di moda negli anni prossimi, perché comunque una borsa del genere io la porterò nei secoli dei secoli. Primo perché amo questo colore e poi perché comunque questo tipo di colori in realtà in primavera si sono sempre usati, e quindi sono colori senza tempo, sono colori che si possono utilizzare sempre di anno in anno. La particolarità del modello è data dalla misura, è una misura media. Inizialmente io, appena ho visto la foto, sono stata tratta un po' in inganno, pensavo che fosse troppo grande. Voi sapete che quest'anno vanno di moda, sono tornate di moda le maxi bag, quelle enormi dove ci metti dentro anche il sacco a pelo e ci vai in giro su e giù per il mondo. Io non sono tanto amante di queste maxi bag, trovo che non stiano bene a tutte e soprattutto mi stancano presto, mentre invece la borsa di modello medio, capiente, dove posso mettere, non so, album, quaderni, il tablet e tutto quello che mi occorre per una giornata fuori, magari con impegni di lavoro o altro, è sicuramente molto meglio.
non è necessario che abbia la capacità di contenere un laptop o un computer, perché per quello ho una borsa apposita, ma questo modello, questa capienza è sicuramente una capienza che mi dà la possibilità di portarmi dietro un bel po' di cose in maniera comoda, razionale e soprattutto elegante. Come dicevo, si abbina a tantissimi look, si può utilizzare sia in contesti più sportivi e urbani che ovviamente con dei look più eleganti, quindi tailleur pantaloni, tailleur chiari. Non escluderei di poterla utilizzare anche a una cerimonia di giorno, una cerimonia magari non formale. Non è obbligatorio partecipare alle cerimonie sempre solo con le mini clutch piccolissime dove non ci sta dentro niente. Quindi io valuto anche la possibilità di un utilizzo in un contesto un po' più elegante rispetto al solito, e questo è dato proprio dal modello sobrio, pulito e essenziale, e dal colore che secondo me è veramente elegantissimo. Vi mostro il dettaglio della chiusura. L'hardware è realizzato in color oro, basta girare questo perno che è in simil bambù, non credo sia bambù vero, e si apre molto facilmente. All'interno abbiamo una cerniera che ci preserva dalla possibilità di perdere le cose quando la rovesciamo, e vi assicuro che io rovescio la borsa molto spesso, non perché la voglio rovesciare, ma perché sono maldestra, cioè la butto di qua e di là, e mi capita per esempio anche in macchina di ribaltarla sul sedile involontariamente, quindi il fatto di avere una cerniera che mi tenga chiuso tutto mi aiuta tantissimo. All'interno abbiamo due ampi spazi e più la bustina, diciamo lo scompartimento chiuso da cerniera centrale, dove possiamo riporre le cose più preziose, quelle che vogliamo veramente non si muovano di lì, tipo non so, il portacarte di credito, i documenti eccetera. Come vedete c'è un bello spessore, e questo appunto è ciò che le conferisce la capienza che a me interessa in questo momento. Voglio una borsa bella, mediamente grande, capiente e anche elegante. Per quanto riguarda il colore, io sono innamorata di questo tipo di azzurro e la stavo già cercando da tempo, una borsa azzurra per la primavera. Già dall'anno scorso in settembre mi ero messa in testa che c'avevo sta voglia della borsa azzurra, e infatti avevo anche scritto a Sara, le avevo detto: ho bisogno di una borsa azzurra, spero che tu la metta in collezione. Detto fatto, non posso che ringraziare Sara per aver creato questa meraviglia. Anche in questa, come in tantissime se non forse tutte le borse di moda essenziale, abbiamo la possibilità di utilizzarla con la tracolla, soprattutto se magari viaggiamo e abbiamo bisogno di avere le mani libere. In questo caso i ganci, che hanno sempre l'hardware color oro, sono posizionati dietro uno dei manici davanti e dietro uno dei manici dietro, proprio per conferire più stabilità ed equilibrio, essendo appunto piuttosto piena dal punto di vista dello spessore. E veniamo adesso a un altro accessorio estremamente amato da tutte noi, e sono appunto le scarpe. La primavera è sempre molto critica a livello di scarpe, perché non si sa mai effettivamente che cosa indossare. C'è chi va avanti con gli anfibi fino a fine maggio e poi passa direttamente ai sandali, c'è chi si sente un po' spaesata e effettivamente non sa bene come muoversi, e io per tanti anni lo sono stata, e c'è chi si butta subito sulla scarpa super leggera o vive di sneaker ininterrottamente 12 mesi all'anno. A me non piace fare nessuna di queste cose, io cerco sempre di trovare la scarpa giusta per il momento giusto, quindi primavera, sì, ok, i giorni in cui fa caldo mi serve una scarpa di un certo tipo, i giorni in cui piove a dirotto e il termometro, la temperatura scende, devo indossare qualcos'altro. Quindi in realtà il cambio armadio delle scarpe lo faccio sempre un po' più tardi, perché tendo appunto a fluttuare un po' tra le scarpe invernali e quelle primaverili. Sicuramente le scarpe primaverili che vanno quest'anno sono le ballerine, non ci sono tantissime décolleté, abbiamo una grande tendenza alla comodità, ma c'è un'altra tendenza che mi è piaciuta, che ho riscoperto dopo tanti anni,
che è quella dello stivaletto o dello stivale primaverile, che in genere è realizzato con dei materiali più leggeri, a volte è in pelle sfoderata oppure è in pelle foderata, ma foderata in maniera light, quindi non fa caldo, non è uno stivale o uno stivaletto che tenda a trattenere il calore, come invece giustamente fanno gli stivali e gli stivaletti invernali. E io era da tanti anni che non acquistavo qualcosa del genere e sinceramente non ero neanche particolarmente interessata a farlo, non ci avevo proprio pensato. Ma anche qui, come sempre, se ti trovi davanti un qualcosa che ti fa un pop-up mentale e dici caspita, però potrebbe essere una buona idea, ecco che subito diciamo che si cambia idea o comunque si valuta l'opportunità. Io già da anni non acquisto più, forse non le ho neanche mai acquistate più di tanto, direi poca roba, scarpe di catene low cost, perché per me la scarpa è importante che sia comoda, che sia di buona qualità, che non si rompa, che non faccia sudare eccessivamente, cioè che abbia insomma una struttura e una vita di un certo tipo. E quindi questo tipo di calzature io le trovo nei negozi indipendenti, che sono sempre di meno in tutte le città, Bologna compresa. Però ci sono a Bologna dei negozi indipendenti dove io trovo ancora, per fortuna, delle ottime scarpe, delle ottime calzature a prezzi veramente interessanti. E continuo nel corso degli anni a servirmi da questi negozi. Uno di questi si trova proprio qui vicino a casa mia e si chiama In My Shoes. E ve ne ho già parlato in altri video perché ho già acquistato presso di loro varie volte e durante appunto quest'ultimo periodo ho visto, seguendo appunto le foto di In My Shoes su Instagram, vi lascio il link del profilo qui di sotto, ho visto questi stivali che mi hanno letteralmente scioccata, perché erano esattamente tutto quello che da anni avevo deciso di non acquistare mai più, cioè gli stivali primavera-estate in colori chiari, perché li rovinavo, perché non sapevo come abbinarli, perché non lo so, mi era venuta questa cosa. Bene, è bastata la foto di questi stivali per farmi cambiare idea. Adesso ve li mostro così capite di cosa parliamo. Eccoli qua, anche questi ve li ho fatti vedere su Instagram da poco e vi sono piaciuti tantissimo. È un modello, secondo me, perfetto, che si abbina praticamente con tutto. La punta è rotonda ma leggermente sfilata. Il tacco non è bianco ricoperto, questo era uno dei motivi per cui non volevo più acquistare scarpe o stivali bianchi o molto chiari, perché comunque io guidando lo rovino e io non sono il tipo che si cambia le scarpe quando deve guidare, perché 9 su 10 sono di corsa, sono disperata, sono in ritardo, sono in un guaio mai visto, insomma non ho tempo di star lì a cambiarmi le scarpe, quindi io guido coi tacchi, guido con tutto, sono abbastanza spartana. E il fatto che il tacco sia scuro e sia in legno, quindi che non si rovini, che non presenti quei graffi, quelle zone più scure, rovinate, eccetera, che invece purtroppo si vedono e si vedono molto sulle scarpe chiare, è sicuramente mi ha convinta. È molto bello anche il modello perché non è particolarmente alto, arriva a metà polpaccio, è molto morbido, la pelle è leggera, è foderato, ma è foderato sempre in pelle molto molto leggera. Quindi è uno stivale che io posso portare adesso, fino a inizio estate, quando farà molto caldo, ma in estate sicuramente, anche se non lo metto di giorno con 40 gradi, però se la sera esco, e voglio ben sperare che potremo uscire quest'estate, perché non ci posso pensare di passare anche un'estate col coprifuoco, ecco, d'estate magari con gli abitini, con gli abiti lunghi, con le gonne lunghe o con gli abiti un po' più corti in maniera da riequilibrare i volumi, ecco, secondo me questo è perfetto. Io anche qui ultimamente con le scarpe vado molto a istinto, vedo, ci penso 3 minuti, capisco come potrei gestirlo, indossarlo, abbinarlo, utilizzarlo e
Se le risposte sono positive, compro, anche perché ho un numero abbastanza centrale, io porto il 39/38 e sono i numeri che finiscono prima. Sappiate che nei negozi indipendenti, nei negozi di quartiere, cioè nei negozi gestiti da una sola persona e non da un big retail che compra migliaia e migliaia di pezzi, non ci sono tipo 10/39, 15/38. In genere la serie di scarpe ne prevede al massimo due, quindi se avete un numero centrale a volte conviene acquistare subito, perché poi si rischia, aspettando i saldi eccetera, che i numeri centrali siano quelli che finiscono prima di tutti. Allora, io li adoro con le gonne a fantasia lunghe, gli abitini al ginocchio o anche un po' sopra il ginocchio e sopra ai jeans skinny. Infatti ve li mostro proprio così, come nella foto, quindi con un bel jeans skinny scuro e lo stivale sopra, quindi comodissimi, velocissimi, facilissimi da infilare, e il tacco 9, essendo piuttosto grosso e con una base abbastanza solida, non crea problemi di equilibrio, io ci cammino benissimo e mi sento stabile, cioè sento di non avere quel traballamento che in genere mi danno i tacchi molto sottili, che sono chiaramente molto più instabili. Belle donne, che dire, siamo arrivate al momento clou, cioè l'intappo del giorno, che ho creato appositamente per questi due accessori, che però vi dico sono facilmente abbinabili anche a tantissime altre cose. Io qui però ho voluto indossarli così, proprio per un clima ancora un po' freschino, non particolarmente caldo, e quindi jeans skinny, top fantasia sui toni del blu e dell'azzurro e giacca bianca in un tessuto Chanel un po' pesantino, quindi giusto proprio per questo aprile che in realtà è un po' più freddo di quello che dovrebbe essere, ma noi abbiamo fiducia perché si riprenderà presto. Ah, giusto, se pensate che i prodotti artigianali realizzati in Italia o i prodotti dei negozi indipendenti siano eccessivamente cari e irraggiungibili, sappiate che non è così. Visitate il sito di Moda Essenziale oppure scrivete un messaggio privato a Raffaella di In My Shoes Shop su Instagram e verificherete di persona che non è così. Sono prezzi molto interessanti e soprattutto il rapporto qualità-prezzo è decisamente ottimo. Bene, belle donne, grazie per essere state con me. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere quali sono i vostri accessori preferiti per la primavera e scrivetemi qua sotto nei commenti se volete che in un prossimo video parliamo anche di sandali, perché comunque manca poco, la stagione calda arriverà e io ho delle belle sorprese pronte per voi da farvi vedere. Mi raccomando, lasciatemi un bel like se il video vi è piaciuto. Io vi lascio qui di fianco il link per iscrivervi al canale, qualora non l'abbiate ancora fatto, e invece in alto trovate il link alla playlist con tutte le guide shopping. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione!